Ok, questa è un'altra tribù di nome Gigi che sembra aver, direi, decisamente fatto tutto spawnato per il semplice motivo che non c'è niente qui. Ci sono solo le fondamenta, non ci sono strutture di produzione, non ci sono strutture di costruzione e qui ci sono dinosauri senza sella, anche se stavolta di livello accettabile, cioè queste sono creature, questi sono livelli che puoi immaginarti da un 180 domato, però non ci sono né non c'è modo di costruire le balestre, non c'è assolutamente niente. Quindi dopo questa oserei dire che è assolutamente necessario che io metta la password al server. Non è una cosa che volevo fare, ma devo. Quindi, perché quel raptor sta attaccando il Rex? Vabbè, allora, quindi, per tutti quelli che hanno una base sul server. Per il momento, mentre giravo qua per dare un'altra occhiata in giro e per cercare di contattare il suddetto Bafumino, che è quello che avevo, che è uno di quelli che so che sono qui sul server, ho trovato la base di una tribù chiamata Hinata. Io ora non distruggo nessun'altra base. Per quanto questa sia abbastanza evidentemente ancora tutto citato, per il semplice fatto che non ci sono, non c'è niente del necessario per fare le balestre o simili per domare qualsiasi cosa. Io non intendo distruggerla esattamente come non distruggerò nessun'altra base. Tuttavia, intendo adesso metto la password al server e cambio tutte le password da amministratore e simili, giusto per evitare questo tipo di problemi. Per tutti coloro, tipo quelli della tribù Hinata, Bafumino e tutti gli altri che giocano su questo server, non ho visto l'intera mappa, ma so che c'è qualcun altro probabilmente. Se siete venuti perché avete visto state seguendo la mia serie su YouTube e quindi è lì che avete visto il nome del server, contattatemi su Facebook. Ho appena aperto la pagina Facebook proprio per il personaggio, ovvero la pagina del canale chiamata semplicemente Nestmind. Contattatemi lì, ditemi che tribù siete e a che coordinate più o meno siete, così controllo che ci siete e vi darò la password per entrare nel server. Ovviamente io mi segno i nomi di chiunque giochi sul server e se becco qualcuno che non fa parte del server, viene cacciato e vado a cercare chi gli ha dato la password. Questo perché mi aspetto che chiunque sia venuto sul server seguendo i miei video su YouTube immagini e comprenda anche sappia anche quali sono le regole che ho messo sul server. Quindi, ricapitolando, se state giocando su questo server e ne venite da YouTube e simili, datemi il vostro le coordinate della vostra base, il nome della vostra tribù e contattatemi su Facebook, sulla pagina di Nestmind, così so che siete voi, mi sto perdendo la mia base che è da tutt'altra parte, e vi passo la password. Da questo momento in poi o avete già una base sul server o d'ora in poi il server è aperto solo ai Patreon. Perché qui sta arrivando gente da ovunque. Non mi aspettavo che potesse arrivare gente spagnola o simili. Mi aspettavo che, visto che ho 60 iscritti, giusto due o tre persone di queste sarebbero arrivate qui. E invece purtroppo no. Quindi, eccetto quelli che sono già sul server adesso, il
Il server sarà aperto solo per i Patreon. Ovviamente potete vedere la mia pagina Patreon su www.patreon.com/nesmind è un po' da riorganizzare. Ovviamente dateci anche un'occhiata se giusto volete collaborare al server, alla serie o in generale alla vita del canale. E niente, purtroppo sono visto l'abbondanza di gente che evidentemente spawna roba o comunque fa cose strane. Mi vedo costretto a mettere la password del server e farò il prima possibile o un gruppo WhatsApp o un Discord su cui tutti quelli che giocano sul server si possono sentire apposta per poter discutere di questo tipo di avvenimenti, come gente che spunta fuori dal nulla, oppure per comunicare eventi di gruppo. O se ho bisogno di aiuto per dei video, così chi vuole può partecipare. Detto questo, io sono Onesti e ci vediamo alla prossima, dopo questo piccolo aggiornamento.